Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati sul canale di Gamers Creed. Io sono sempre SnessRules e qui stiamo continuando Chrono Trigger, che ha avuto un inizio veramente rocambolesco. Siamo viaggiati nel tempo, salvato una regina, rischiato di cancellare dall'esistenza una ragazza appena conosciuta, ma adesso è tutto a posto, il passato è salvo, Marle è ancora tra noi e ci ha chiesto gentilmente di riaccompagnarla a casa, al castello di guardia, dato che abbiamo scoperto essere la principessa di questo reame. Guardate la coincidenza alle volte. Andiamo dunque al castello di guardia, che cosa potrà mai succedere di male? Oh, discendente del cancelliere. Sono tutti uguali a quanto pare. No, c'è un piccolo equivoco. Oh mio Dio. Un pochino agitato questo qui. Ma, Oh! Accidenti! Basta fare la voce grossa e questi si chinano all'istante, ma a quanto pare il cancelliere ha più autorità della principessa in questo mondo e benvenuti nel tribunale di guardia. E questa era la parte per cui vi avevo detto di stare attenti a come vi comportavate nella piazza durante la intro. A quanto pare, il cancelliere non crede che le nostre fossero nobili intenzioni. Pensa che la principessa è scomparsa per colpa nostra e quindi ha intenzione di farci incolpare per questo. E quindi noi ora dovremmo dimostrare la nostra innocenza. E se avete fatto tutto quello che vi ho detto all'inizio, avete parlato con Marl prima di raccogliere il ciondolo, le avete ridato subito il ciondolo, non avete venduto il ciondolo a Melchiorre, avete riportato il gattino alla bambina, non vi siete mangiati il pranzo di quel povero vecchio, avrete molti testimoni favorevoli da parte vostra, mentre se farete di tutto per essere il più grande stronzo, ovviamente avrete molti testimoni a vostro sfavore. Ok, a questa domanda rispondete che siete stati voi ad attirare l'attenzione di Marle. Dopotutto, siamo stati noi i primi ad andarle incontro. Mentire costerebbe la nostra innocenza. Dobbiamo fare in modo di ottenere il verdetto di non colpevole in modo unanime. Ecco, vedete, questa è una scena bonus che otterremo nel caso avremmo riportato il gattino alla bambina. Infatti, vedete, adesso abbiamo un testimone. Appena parleranno del nostro orribile carattere, porteranno la bambina e ci dirà: "Ehi, hai trovato il mio gattino, grazie!" E quindi, essendo uno che porta gattini, non posso certo essere una terribile persona. Ecco qua, tireranno fuori il movente. E qua rispondete di no. Rispondete di no e state attenti, perché nel caso rispondete di no, ma voi siete andati prima a raccogliere il ciondolo e poi avete parlato con Marle, quella risposta ve la gireranno contro. Adesso vediamo se abbiamo fatto bene. Adesso tutta la giuria dovrebbe schierarsi e definirci innocenti a modo unanime. Sono un bel po', sono anche molto lenti. E ok. Innocente. Ok. Forse questo è l'ultimo, non ricordo quanti sono. Ok, questo mi sa che è l'ultimo. Innocente ad unanimità. Perfetto. Quindi adesso possiamo andarcene, giusto, giudice? Ma cosa?
Ok, questo sistema giudiziario non ha per niente senso. Caro cancelliere del passato, hai fatto un dannato casino. Ho infastidito la principessa. 3 giorni di reclusione. E adesso qua vediamo già che la principessa e il caro paparino hanno un po' di problemi. Come sempre. Sono dei setup un po' già visti, ma per il bene del gioco funzionano. Intanto veniamo qua che veniamo portati con lo sguardo distrutto in cella. Ed ecco qui. Questo terrorista voleva usurpare il trono. È stato condannato. Cosa? Ok, capisco voler proteggere il regno, capisco voler proteggere la principessa, ma sono stato dichiarato innocente e tu vuoi... Oh mio Dio. Cioè, a quanto pare è un sintomo di guardia di avere tutti i cancellieri bastardi. Quindi sì, siamo stati condannati a morte. Tra 3 giorni ci asporteranno la testa dal collo. Ouch. E qui è dove vi ho detto. Quel sacco... Rosa contiene la ricompensa. Se siete stati dichiarati innocenti all'unanimità, quello che otterrete, vediamo un po' cosa sarà. Se verrete ovviamente dichiarati colpevoli, non riceverete niente. Un etere. No, not bad. Un bella ricarica di IP, DPV. E lì c'è il nostro punto di salvataggio. Ora abbiamo due modi per uscire da qua: o aspettare i 3 giorni. Sì, spoiler, ovviamente non moriremo. Aspettiamo i 3 giorni e poi riceveremo un piccolo aiuto per essere salvati. Oppure istighiamo un po' queste guardie per farci pestare un altro pochino. E nel mentre questo imbecille se ne va, attacco stealth alla Solid Snake e via! Non so come cavolo fosse possibile che... Come... Cavolo, perché ci hanno lasciato la katana? Non ne ho idea. Ma ecco qui le guardie. Non sono niente di cui preoccuparvi, dopo tutto sono nemici che sono studiati per essere uccidibili con un solo personaggio. E adesso ha inizio la grande evasione di Crono dalle prigioni del castello di guardia. E va bene. Ragazzi, anche per questo video è tutto. L'evasione avrà in atto nella prossima parte. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da SnazWolz!